5 secondi. 5 secondi ci sono voluti perché l'ecomostro di Alimuri, che era lì da 50 anni, crollasse su se stesso sotto i colpi delle 1200 microcariche di esplosivo, implodesse come inghiottito dalla terra sulla quale era stato edificato per ospitare un albergo da 150 suite per 18.000 metri cubi in una delle baie più belle della costiera sorrentina. I sindaci di Vico Equense, Gennaro Cinque e di Metra di Sorrento, Giuseppe Tito, hanno dato l'ok per l'esplosione. Passano 30 secondi e le cariche da 50 grammi ciascuna per un totale di 60 kg di esplosivo vengono fatte brillare. Tutto va per il meglio, i pilastri vanno giù. L'ecomostro, afferma 5, è morto e se ne va in una nuvola di polvere che sembra avvolgere tutto il costone per poi diradarsi nel cielo solcato da un incessante scirocco. Pochi detriti cadono in mare. Quelli rimasti nella baia saranno rimossi e smaltiti in 50 giorni. 330.000 euro il costo della demolizione che saranno pagati dal comune di Vico, che annuncia il sindaco, agirà nei confronti dei proprietari per il recupero delle somme. Proprietari cui non andrà alcuna contropartita, a differenza di quanto previsto in un accordo siglato nel 2007, che prevedeva invece per loro la possibilità di costruire un albergo di pari volume nel territorio vicano. Io ero tra quelli che ha firmato l'accordo del 2007. Ero già sindaco allora e all'epoca erano presupposti diversi per arrivare a quell'accordo. In questi 10 mesi, nei primi mesi dell'anno, siamo riusciti a, diciamo, andare a fondo sulla vera questione e dire che quell'accordo era illegittimo, perché non c'erano i presupposti per quell'accordo. Quindi tutta l'intera struttura si è rivelata illegittima. Rispetto a quell'intesa, il comune ha ora cambiato rotta. Questo ecomostro diciamo, ha solcato 3 generazioni intere, dal 63 ai giorni d'oggi, e nonostante, diciamo, tantissimi tentativi condotti in questi anni da tante amministrazioni, campagne di stampa, campagne condotte da socioambientaliste, nella realtà non si è mai riuscito ad arrivare a un risultato. Abbiamo percorso una strada amministrativa diversa dagli altri, abbiamo annullato gli accordi che noi abbiamo ritenuto scellerati e illegittimi fatti per il passato con la proprietà, un'attività amministrativa diversa che ha portato a dichiarare l'illegittimità di questo immobile e poi conseguentemente a produrre atti finalizzati alla demolizione. Alle autorità e ai giornalisti è stata data la possibilità di seguire lo storico evento a bordo di una motonave messa a disposizione gratuitamente dalla SNAV. È importante per noi perché noi siamo un patrimonio dell'umanità. Sorrento rappresenta un punto d'eccellenza nel mondo, il nostro armatore Aponte, che è stato entusiasta dell'iniziativa, immediatamente mi ha dato il consenso. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, il deputato Giovanni Palma e il consigliere regionale Antonio Amato. Dal ministro per l'Ambiente Gianluca Galletti una lettera al sindaco Cinque in cui afferma che la demolizione dà un segnale chiaro che la tutela del territorio è una priorità per il governo. Felice l'ex presidente della provincia di Napoli, Rosa Russo, perché finalmente quella baia è tornata come lei, sorrentina di origine, la ricordava da piccola, anche se quando quella licenza fu rilasciata, la salvaguardia dell'ambiente non aveva certamente la precedenza rispetto ad altri interessi, come dimostrano altre vedute dello skyline della penisola. Ma oggi, tuttavia, per dirla con il sindaco. Senza mostro è un'altra cosa.